È omogenea la crisi per tutti i settori dell'artigianato e delle piccole e medie imprese, coinvolti l'agroalimentare, il benessere, l'edilizia e il trasporto di persone e così via. Alcuni settori sono chiusi da 2 mesi, altri sono in difficoltà con la ripartenza oppure non hanno ordini. In Liguria le piccole imprese sono circa il 90%, è un dato nazionale, ma che in Liguria è ancora più forte. E sono sicuramente le aziende che soffrono di più, perché poi la grande azienda, che da noi comunque in Liguria è quasi totalmente assente, magari ha delle risorse o comunque non fonda tutto solo sul suo lavoro. Noi abbiamo aziende che, se non, come dire, se non lavoro non mangio. Sembra una battuta, ma è proprio così. L'edilizia affronta la crisi arrivando già da grosse difficoltà. La speranza è che si possa cogliere l'opportunità di cambiare approccio istituzionale, altrimenti la caduta, soprattutto delle piccole imprese edili, sarà ampia e dolorosa, per esempio snellendo la burocrazia o pensando a sostegni economici. Abbiamo fatto un manifesto con 12 punti, con delle richieste precise al governo, fra cui abbiamo chiesto ovviamente dei contributi a fondo perduto per le imprese che hanno necessità di liquidità, cioè l'impresa ha la necessità di ripartire. Il settore benessere, estetiste e acconciatori, è sulle barricate per l'apertura del 1° giugno, che significa rischiare di non lavorare più, anche e non solo in virtù di molti costi fissi. Un comparto che a livello nazionale conta 135.000 imprese e 260.000 addetti, in provincia di Genova oltre 1.600 ditte e 3.300 lavoratori. L'estetica in particolare adottava già tutta una serie di misure come l'utilizzo dei guanti, ma anche il parrucchiere. Quindi sono settori che tutto sommato sono già abituati a questo, a lavorare in un certo modo rispettando le norme igieniche. Le estetiste sono obbligate ad avere sistemi di sanificazione degli strumenti certificati, c'è cioè scritto nella loro normativa. E questo è un po' il punto.